Seconda parte del video riguardante i nostri fondali della D Backdrop che mi hanno mandato gentilmente per provarli e che abbiamo unboxato l'ultima volta. Siete curiosi di vedere il risultato? Ciao a tutti e bentornati. È finalmente giunto il momento di provare i fantastici fondali della D Backdrop. Nel precedente video li abbiamo analizzati insieme per quanto riguarda la qualità del tessuto, dei colori e della stampa. Questa volta però andremo a provarli sul campo e a testare la loro resa fotografica. E come farlo se non con la nostra stupenda Anna Piccini? Questa volta non mi sono adoperato con uno schema luci molto complicato. Questo perché volevo testare al meglio la resa di questi fondali. Normalmente, infatti, vi ho fatto vedere schemi luce con 2, 3 o anche 4 flash. Ma questa volta ne userò soltanto uno. Questo perché volevo semplicemente rendere al meglio a voi che guardate l'idea di come vengono in foto questi teli. Sì, perché ricordo che è proprio di teli che si tratta, non si tratta di un cartone rigido o altro. Quindi, grazie a un solo flash filtrato da un grande pannello diffusore, ho testato la praticità di questi fondali con la loro rifrazione alla luce, la loro stampa e i loro colori. Come già vi ho fatto vedere sul precedente video, ho stirato i fondali e li ho appesi su un'asta, cosa che ha annullato completamente quasi tutte le pieghe. Questo è sicuramente un sinonimo di grande qualità perché i tessuti non molto buoni di solito lasciano delle righe veramente molto fastidiose. Con Anna poi abbiamo scelto degli outfit adatti al tipo di colore che avevamo a disposizione sullo sfondo. Ricordo infatti che i fondali che ho scelto variano da un colore caldo a un colore freddo, passando per uno totalmente neutro. Ma andiamo a vedere com'è andata.
tre immagini scelte parlano molto chiaro. I colori del fondale si contraddistinguono molto bene, la texture è veramente ottima e la rifrazione generale del tessuto mi ha dato la possibilità di avere questo tipo di risultato. L'immagine che vedete è senza alcun tipo di ritocco sul fondale, appunto, giusto per farvi capire quanto possano influire quelle minime pieghe, essendo un tessuto, ripeto, è impossibile che sia perfettamente steso, ma in tutti i casi lo sfondo è quasi perfetto, c'è giusto qualche riga qua e là, cosa che poi ho potuto facilmente sistemare con qualche minuto di post produzione, quindi ho risparmiato tanto tempo e non ho dovuto inserire un fondale digitale come vi ho fatto sempre vedere. Andiamo a vedere come è venuta la foto. Ecco, vedete che ho incrementato un po' la profondità dei colori e reso lo stile generale un po' più personale, e stessa cosa ho fatto con le altre due foto. Anche qui è come scattato e in questo caso ci sono veramente pochissime pieghe, anzi sono completamente assenti. Vediamo come ho reso la foto alla fine, ecco qua, non c'è quasi nessuna differenza. Andiamo infine a visionare l'ultimo scatto. Il mio intervento anche in questa occasione è stato minimo, ho giusto aggiunto un po' di profondità sui lati, un po' di vignettatura per l'esattezza, e anche in questo caso il colore è ottimo e le pieghe praticamente assenti. Un risultato veramente molto soddisfacente che mi ha eliminato gran parte della post produzione, quindi mi ha fatto risparmiare tantissimo tempo utile. Se volete vedere le migliaia di varianti a disposizione di questi fondali, potete andare sul sito www.dbackdrop.com. Qui nella descrizione avete i link ai prodotti che ho scelto e un fantastico sconto a disposizione solo per voi iscritti al mio canale. Ricordatevi anche di iscrivervi al canale, di seguirmi sui social e che sono sempre a disposizione per delle lezioni online o dal vivo di fotografia e post-produzione. Per questa settimana è tutto e noi ci vediamo con la prossima prova. Ciao!